Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, un contenuto flash, un contenuto breve, soltanto perché vi devo aggiornare in merito alla situazione della Piracy Shield. Per chi non lo sapesse, innanzitutto ti invito a guardare un video che ti faccio comparire qua, nel quale io ho parlato anche a livello tecnico, ma per ulteriori dettagli vi consiglio proprio di guardare il video. Piracy Shield è il sistema che praticamente la Lega Calcio di Serie A ha donato all'Agicom in modo tale che l'Agicom possa bloccare le trasmissioni illegali streaming in modo tale da poter bloccare le partite illegali sul nascere, o meglio bloccare la trasmissione delle partite illegali sul nascere. Sul nascere proprio no, perché tutta la piattaforma funziona mediante la segnalazione dei provider o dei gestori dei VPN in modo tale che possa tranquillissimamente essere bloccata la partita entro 30 minuti dalla segnalazione che si riceve. A questo punto, come è andato tutto quanto questo sistema che prometteva di bloccare praticamente il mondo, compreso anche le VPN, cerchiamo di fare un po' di chiarezza e lo sappiamo proprio dalle parole, innanzitutto da alcuni siti internet che stanno un pochettino parlando dappertutto. Tutto, basta semplicemente guardare, cercare Piracy Shield, entrare nella sezione notizie e si capisce che praticamente è un trend, è un topic del momento. Cerchiamo un attimino di fare chiarezza. Allora, tutti quanti i siti parlano di buona la prima, Piracy Shield alla prova e ce l'ha fatta, 65 DNS bloccati, cioè praticamente 65 siti bloccati e 8 IP bloccati anch'essi. Così poco? Certo, se ne bloccassero 65 a settimana sarebbero veramente tantissimi, ma il problema di questi blocchi nasce dal fatto che durante gli eventi sportivi questi siti nascono dal nulla, si moltiplicano e quindi è difficile bloccarli tutti. Cioè tu ne blocchi alcuni ma gli altri non è che rimangono con le mani ferme, no, anzi ne creano ancora altri e così via. La situazione, leggendo qualche forum che anche i signori dell'Agicom possono leggere, è alquanto controversa, perché per alcuni è bastato ancora fare una semplicissima ricerca su un motore Google per poter trovare l'evento e goderselo quasi tutto in santa pace, perché poi lì ti arrivano pubblicità di ogni tipo. Per altri invece è stato ancora più difficile trovarli, perché parecchi link pare che siano andati a finire su Telegram e quindi praticamente spacciati in vari gruppi o sottogruppi pirati, in modo tale che potessero appunto avere la possibilità di streamare regolarmente le partite e di raggiungere tutti quanti. Certo che bloccare i provider italiani e non bloccare i motori di ricerca è un qualcosa di abbastanza importante, quindi Google, altri motori di ricerca, insomma, alla fine solo Google si usa, dovrebbe cominciare un attimino a stringere anch'essa un po' a chiudere anch'essa un po' il rubinetto, perché ovviamente tutto quanto questo sistema va a farsi benedire nel momento in cui un sito pirata viene indicizzato anche da Google. Il numero dei siti bloccati, a mio avviso, è esiguo, perché secondo me basterebbe semplicemente mettersi su Google, fare una ricerca, durante l'evento bloccare tutti quanti quei siti. Dubito che siano soltanto 65, ma dubito anche sul funzionamento della piattaforma, visto che riescono a bloccarne così pochi. È vero, è soltanto l'inizio, man mano che si va avanti la guerra secondo me diventerà più aspra, però insomma mi sembra un pochettino fuorviante, cioè soltanto 65. Non si poteva fare di più? Se la guerra tra l'altro dovesse diventare più aspra, ricordo che, ragazzi, se dovessero incominciare a diffondere lo streaming attraverso tecnologie peer-to-peer, praticamente tutta quanta questo sistema che hanno messo su verrebbe ovviamente invalidato, perché nei sistemi peer-to-peer non esiste il server che tu blocchi e tutti gli altri che guardano, ma ogni device che guarda diventa a sua volta un blocco che trasmette anche a tutti quanti gli altri. Quindi il problema parrebbe piuttosto evidente. Evidente perché se tu vuoi debellare l'hackeraggio è una cosa a volte anche buona, se tu vuoi bloccare le trasmissioni illegali, secondo me bisogna andare, come già dissi, forse lo accennai nel video scorso, direttamente alla fonte. Perché se una persona, se un ente, in questo caso la Lega Calcio, dà i diritti televisivi non a una ma a due piattaforme, queste due piattaforme non soltanto mettono dei prezzi più alti ma li mettono a doppio, perché ovviamente tu devi pagare due abbonamenti per vedere magari tutte le partite della tua squadra di calcio, beh allora il problema è evidente. La gente non vuole pagare tutti quanti questi abbonamenti, quindi tutto il sistema che la Lega Calcio ha messo su per poter
proteggere i propri diritti televisivi potrebbe clamorosamente fare un tonfo in giù qualora si scoprisse appunto il sistema per poter evitare anche la Piracy Shield. Contenuto diverso dal solito, ragazzi, lasciate un link se vi piace, il video non è sponsorizzato da nessuno, quindi mi raccomando, un grazie mi potrebbe dare quel piccolo soldino, quella piccola donazione, un abbonamento al mio canale, anche meglio. Da Francesco Renzi è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!